più o meno d'accordo al fatto, non so, che o in automatico, il discorso che si diceva prima, no, dei telefonini che vengono tracciati, magari non siamo d'accordo ma vengono tracciati comunque, o perché lo facciamo noi cooperativamente, siamo, non dico tutti, ma molti d'accordo a farlo. E probabilmente il cambio generazionale che è in atto aiuta questo, perché sicuramente i ragazzi sono più portati a questo tipo. Il problema vero è che poi invece quelle stesse persone che magari accettano nell'ingorgo di prendere il telefonino e scrivere c'è l'ingorgo e condividerlo con tutti, quando poi arrivano, diciamo, nel loro posto di lavoro e sono persone che in qualche maniera operano in un'organizzazione, in una struttura, sia essa pubblica o privata, a priori non importa, che interagisce direttamente con la tematica della mobilità, quindi, che so, un operatore di flotte, il gestore del trasporto pubblico, la polizia, cioè chiunque professionalmente fa qualche cosa che interagisce con la mobilità. Ecco che purtroppo molti di questi, che prima di entrare in ufficio erano ben disposti a prendere il telefonino e scrivere c'è l'ingorgo, quando poi arrivano in ufficio, per motivi che a volte sono anche più che comprensibili, non sono altrettanto disposti a dire io rendo disponibili i dati, le informazioni in real time che la mia organizzazione, quella in cui lavoro, potrebbe fornire. Faccio un esempio, ma è solo un esempio, non so, un gestore che fa la distribuzione di merci, cioè 50 furgoncini che girano sul territorio, è solo un esempio, naturalmente è chiaro che può rendere disponibile un'informazione real time preziosissima, ma magari non la vuol rendere perché pensa che pensa a torto o a ragione, non entro nel merito, che quell'informazione che per lui in una certa misura può avere un valore, pensa che per lui sia un danno renderla fruibile, no? E quindi non la rende. Quindi questo solo per dire che da un lato il processo di, come si può dire, di acculturamento, diciamo così, di avvicinamento delle persone va sicuramente fatto, ma penso che vada fatto più sui professional che non sui. Chiudo solo con un'osservazione: alcuni dei grossi progetti Smart City che vengono portati avanti in questo momento su Genova, quello dello Smart Mobility è proprio un caso, e lo dico con cognizione di causa, privilegia molto questo aspetto, quindi stiamo insistendo tantissimo sul fatto di coinvolgere proprio tutti gli operatori, tutti quelli che a vario titolo hanno, proprio per evitare questa chiamiamola, che vorrei chiamarla reazione di rigetto o quantomeno non collaborazione, che poi più o meno è la stessa cosa. Perfetto, grazie mille Naso, hai toccato un tema che è molto cruciale. Spendo solo 30 secondi per spiegare quello che potrebbe anche essere il nostro supporto come industria su questo fronte, che ci vede proprio in mezzo tra il mondo professionale, diciamo anche militare, di certe informazioni e di certe banche dati e le esigenze invece di pubblicazione di banche dati o di accesso agli open data o altro. Quindi questa è una posizione che in qualche modo noi anche come gruppo mettiamo a disposizione per poter facilitare magari l'interscambio di informazioni in maniera protetta, sicura, rendendo protetti i dati sensibili e cercando di abbattere queste difficoltà nel collegarsi. Si vede nella sicurezza, si vede sicuramente nel controllo del territorio, si vede anche nella mobilità. Nella mobilità abbiamo fatto delle proposte sia a Roma che a Genova, che accoppiano non soltanto la facilità di trovarsi comunità di pendolari, trasportatori o altro, ma la capacità di mettere dei sistemi di tracciamento anonimo in qualche modo, che riescono a costruire delle basi dati che poi possono facilitare l'incontro fra domanda e offerta, che si deve spostare da un punto all'altro. Quindi hai toccato sicuramente un tema molto centrale. Prego, qualche altra osservazione, che stiamo quasi per chiudere, manca solo due o tre minuti e poi dobbiamo sintetizzare. Prego. Brava. Allora, è vero, non ci sono quasi donne.
Allora, sono Roberta Milano, quella che mi avrete visto su Twitter. Roberta Milano, perché qualcuno mi ha detto, sei quella che twitti, sì. Insegno web marketing per il turismo, quindi il mio tema è il turismo, non è qui forse centralissimo, ma visto che c'erano due minuti dico qualcosa, all'Università di Genova. E sono cofondatrice di BTO Educational, per chi del settore del turismo sa che il By Tourism Online è un evento che insomma ha fatto cultura in questi, su questi temi. Allora, sarò molto breve, parto un po' dalla mia esperienza, quindi qualche esempio. Più che ai punti, scusate, faccio l'indisciplinata, ai punti che avete sollecitato mi riferisco ai punti centrali, cioè della declinazione, dell'essenza, delle dimensioni della Smart City. Rispetto a quella economica, vi faccio un esempio, faccio dei corsi, insegno agli operatori, agli albergatori un po' di web, chiedono cose molto pratiche, eccetera. Google Alert, che per i presenti immagino che sia veramente una stupidaggine, no? Rispetto a tante cose molto, molto più elaborate, molto più concettuali che mi preparo, è proprio, io la considero, eppure piace, ve lo consiglio, giocatevela, perché Google Alert fa veramente fare un figurone. L'indomani, cioè, chiedo agli albergatori, ma allora l'avete utilizzata, avete scoperto qualcosa? Freddini. Pausa caffè, mi avvicinano e mi dicono, prima uno, poi un altro, ho scoperto delle cose, dei forum dove parlano della mia destinazione, insomma una cosa, ma mi fa piacere, ma siete timidi, perché non l'avete detto in aula, potevamo condividere? Sì, e così gli altri mi fregano. Cioè, ecco, questa è un po' la cosa che volevo mettere in relazione io, è che c'è un elemento culturale e di formazione da affrontare, perché siamo tutti qui a curare il nostro orticello e non riusciamo a capire che qui stiamo sprofondando tutti nel turismo se non riusciamo a fare questa benedetta parola sistema, che io mi vergogno a dirla perché è stata abusata veramente tanto e purtroppo non si fa mai. Quindi anche quelli che magari vorrebbero crederci poi si scornano contro... un altro esempio da un punto di vista questo era sul capitale umano, da un punto di vista dell'economicità, un piccolo esempio nasce da Facebook, non so chi di voi conosce il gruppo Roma Sparita. Un gruppo interessante che è nato per caso postando delle foto di Roma antica. E da lì nascevano delle discussioni, ricostruivano, non so, l'epoca della foto da una fontana che esisteva, non esisteva, quella allora del 32, no, del 33, insomma, ha avuto uno sviluppo, una ricostruzione collettiva di una memoria storica bellissima, utile, perché comunque intanto viene digitalizzato un contenuto che poi da Facebook adesso è passato a sito, eccetera, eccetera. E ha avuto un talmente successo che poi da gruppo si è trasformata in pagina. Adesso non so più quanti sono, 150.000 eccetera, poi dalle cartoline si sono, cioè c'è veramente album di foto ognuno per i vari quartieri. Bene, da questa esperienza, dal boom che evidentemente ha intercettato, nato da una passione, ricordiamoci, ma ha intercettato qualcosa, un interesse reale, sono nate delle guide turistiche, cioè ha cominciato a generarsi una domanda di un qualcosa che prima non esisteva, perché è stato venduto bene, venduto tra virgolette, passatemi il termine, perché è stata raccontata una storia. Quindi bisogna non utilizzare questi strumenti da un punto di vista, questi social o insomma, o queste piattaforme da un punto di vista tecnologico, ma riuscire a capire quali sono i linguaggi giusti da usare, cosa la gente cerca. L'ultima cosa, non posso non citare purtroppo italia.it per il turismo, dove ancora è stata fatta una gara per i contenuti. Oggi, come diceva anche il ragazzo prima, fare gare per i contenuti è vecchio, i contenuti esistono online, c'è bisogno di una cabina di regia che sappia raccoglierli, che sappia al limite selezionarli, indirizzarli e renderli fruibili. C'è pieno di contenuti di carattere turistico che sono lì e le amministrazioni non utilizzano. Una piccola critica anch'io, questo avvenimento mi sarebbe però piaciuto che, perché sulla città di Genova magari fosse anche un po' più di spinta, avesse avuto la presenza dei candidati sindaco, visto che abbiamo le prossime elezioni. Non lo so, io lo dico a titolo personale, cioè nel senso, se qualcosa rimane a chi magari anche la porta avanti, ecco.
Sì, ringrazio come Comune di Genova, a meno che, non so, l'altro mio collega presente voglia rispondere, però oltre al fatto che noi siamo entrati nel periodo elettorale, quindi per noi è difficilissimo il silenzio stampa della par condicio e via dicendo, ma se noi avessimo avuto i candidati sindaci, scusatemi, sarebbe diventata la fiera delle vanità, che già un pochino lo è di per sé. Quindi... Mi sarebbe piaciuto che fossero qui ad ascoltare. Uno spunto, ma perché non faccio un posto, o lo fai tu Jason stasera, su ISS? Lo facciamo da Genova Smart City, cioè la Smart City più avanzata d'Italia e d'Europa, con una call, ragazzi torinesi venite a Genova non a caso, non a caso, la mia azienda è torinese ma io sono, come si è capito, quindi una call libera, free, no? Noi abbiamo la Genova Smart City che c'è tre righe, no? Aperte le proposte open da questo gruppo di 4.800 sparsi per il mondo di proposte smart di start-up come quella che hai fatto tu per crescere ancora. Centrata sui bisogni, no, ma questi... Attenzione. Se frequentate Genova Smart City e poi, Italian Startup Scene, capirete che la legge delle nuove startup è chi soddisfo, cioè faccio qualche cosa per soddisfare che, se no non lo faccio neanche. Sono lì, questa generazione non ci si mette neanche. Il business model che predica Steve Blank, guru delle nuove startup in Silicon Valley, è... business model, chi è il tuo cliente, perché stai facendo questa cosa, quindi stai certa che non ti arrivano cose fuori dal bisogno. Vabbè, certo, quando noi si dice Genova Smart City, ognuno è cittadino di una città, dice io sto facendo questa cosa perché ti assicuro che aiuta la smartness della tua città, lo chiamiamo come Genova, poi chiaramente lo leggono tutti, quindi chi se ne fa. Allora, io proprio partendo dall'ultima parola, che forse è l'ultimo intervento, però bisogni. Allora, non abbiamo guidato ovviamente né la partecipazione né la riunione, e infatti un pochino siamo andati sulla auto presentazione. Però io adesso vorrei invece presentarvi un pezzetto che è mancato stamattina per un problema di tempo, ma che è invece quello che ha detto la signora recentemente, la parola bisogni. Allora io chiamo Valentina Gallo, che è dell'associazione Music for Peace, i creativi della notte, che spero conosciate, se no lei vi racconterà rapidissimamente chi è. E perché qua? Perché lei rappresenta i bisogni e rappresenta anche la conoscenza di un territorio che deve essere parte, questa volta non di una smart city, ma di una smart world, perché le cose che fanno Music for Peace sono importantissime, ma sono davvero un alimento fondamentale per noi per capire dove dobbiamo andare. Buonasera a tutti, mi sento fuori luogo in effetti in questa sala, perché non c'è nessun rappresentante di un'associazione umanitaria come la nostra. Come diceva Gloria, il nostro compito è la sensibilizzazione come proprio obiettivo principale della cittadinanza, e quindi anche per questo ad esempio il social network per noi è molto importante, perché lo facciamo anche tramite quello. Ma secondo me, io lancio una piccola non critica, ma un qualcosa su cui riflettere, perché fino a questo momento ho sentito parlare di tantissime cose, e io mi chiedo se i cittadini fuori a Genova avrebbero compreso questo incontro. Scusate, no, forse non c'entra, però ci tenevo a dirlo, perché noi usiamo la tecnologia, può far sorridere questa cosa, è vero, però purtroppo startup, io vorrei scendere giù in strada e chiedere alle persone cos'è un startup. Purtroppo è questo, bisogna non perdere di vista però l'abituare la persona. Però penso che Spread l'abbiano imparato presto.
Non ho capito. Penso che spread l'abbiamo imparato molto presto. Sì, 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 beh, sicuramente, però bisogna aiutare il cittadino, cioè molte persone non sanno cos'è la PEC, cioè bisogna accompagnare il cittadino purtroppo, infatti questi incontri sono utilissimi, soprattutto se fossero aperti alla cittadinanza. Mi dispiace farvi sorridere, però questo è il mio punto di vista. Potrebbe essere. Comunque, tornando invece a quello che fa l'associazione, e quindi che cosa? Noi ci occupiamo della sensibilizzazione, raccogliamo materiali in disuso, raccogliamo generi di prima necessità che poi portiamo all'estero, ma anche sul nostro territorio. Abbiamo una sede che abbiamo reso smart, Gloria ha potuto vedere quello che abbiamo fatto, quindi abbiamo ristrutturato tutto lo stabile e tutta la parte fuori dello stabile con materiale di riciclo e recupero, quindi abbiamo anche molta attenzione da quello che è il punto di vista ambientale. E nulla, io direi che ho presentato in minima parte, forse volevi soffermarti su... punti da portare alle aziende, quali sono i bisogni di un altro mondo rispetto all'innovazione? Ma i bisogni, secondo me, il bisogno principale è quello che ho detto prima, quindi includere, come c'era sui cartelli di prima, includere la cittadinanza, perché una città smart non può essere senza una condivisione, senza un'inclusione, e continuare a proporre ai cittadini di avvicinarsi sempre di più a quello che sono le nuove tecnologie, insegnarli accompagnandoli, questo credo e ritengo. Certo. Grazie, sicuramente questo è stato toccato anche questa mattina molto spesso, ma ci siamo tornati diverse volte sul fatto che la tecnologia, lo dicevano anche gli interlocutori del mattino, è soltanto un mezzo. Le comunità, allo stesso modo, le community management, Gartner recentemente in uno studio dell'anno scorso ha fotografato 400 community aziendali, pubbliche e governative negli Stati Uniti e come hanno funzionato oppure non hanno funzionato. Non funziona una comunità dentro Google, cioè vuol dire non è un problema di scolarità o di attitudine, il problema è non dobbiamo parlare del sesso degli angeli. Dobbiamo parlare, una comunità deve essere fatta per un obiettivo concreto. L'obiettivo concreto è migliorare la mobilità urbana nel tratto dell'autobus da A a Z. Questo deve essere l'obiettivo di una comunità sociale, cose concrete. Allora si collegano in tanti, anche non informatizzati, gli insegneremo la tecnologia, ma si collegheranno, si appassioneranno e collaboreranno solo se gli diamo un fine di business, un fine sociale, un fine che interessa tutti quanti noi. Non dobbiamo mai dimenticarci questo, la tecnologia poi la troveremo, anzi sarà lei che troverà noi, però voglio dire, però l'importante è darci degli obiettivi precisi e l'obiettivo è cercare di costruire welfare, lavoro e vivere in una città che sentiamo sicuramente più nostra, sicuramente più moderna, e sicuramente Genova può rappresentare un esempio e una buona esperienza nel lancio di queste iniziative che noi oggi partono di qua, ma speriamo con stati generali dell'innovazione di portare in giro per l'Italia tutte le cose che stiamo dicendo oggi e che vi invitiamo anche a continuare a suggerire sul sito anche dopo questo evento. Quindi tutto quello che non è stato possibile fotografare oggi, sicuramente faremo tesoro di qualunque altro vostro suggerimento. Gli angeli del fango che avevamo nominato non sono venuti, li avevamo invitati e si vede che non sono potuti venire, rispondo alla domanda che c'era, quindi sono con noi nel processo, sono entrati a dialogare con Genova Smart City, ma oggi, non so, Francesco Basso forse lo sa, ma non sono potuti venire, no? Li avevi contattati e non ce l'hanno fatta. Io mi dispiace, ma un po' severa sui tempi, perché so che poi non ce la facciamo se no a restituire anche dagli altri gruppi, quindi forse Danilo, se qualcuno, sono già qua tutti, stanno già rientrando. Sì. Ecco la Flavia Marzano, quindi vi ringrazio orario. Moltissimo, perché anche se c'era un tavolo in mezzo siete stati molto partecipativi e... le slide delle cose che sono state dette, ok? Così le restituiamo.